No, io distingo bene quel che è reale, quello che non è, però non rimane il fatto dell'esperienza vissuta, non ha importanza dove e come l'hai vissuta, se l'hai vissuta comunque rimane e in qualche modo ti cambia, arricchisce, te la ricordi. Spesso una cosa che mi è capitata di sognare, di fare i sogni. Delle cose che non ho mai vissuto, che magari ho vissuto nei film, che assurdo. Quindi è comunque è come i sogni, no? Quando si fanno i sogni, se, che ne so, se hai imparato di andare sott'acqua, poi questa cosa te la sogni. Quindi è un arricchimento in più. Se hai scalato le montagne, all'improvviso sogni le montagne, non te le improvvisi, non te le immagini più, sai come sono fatte. La stessa cosa quindi, sono i film, fare tanti film diversi, io vorrei farne tanti. Però diversi, non mi interessa rifare sempre le stesse cose. E non è questione di fare commedie, di drammatiche, è questione di fare personaggi diversi. Beh, tu ne hai fatti molti diversi perché appunto hai lavorato nel teatro più comico popolare, raccontavi Panariello, ma hai lavorato in un film molto meno, penso a certe cose fatte soprattutto in televisione, no? Questa è la mia terra, proprio il Ah sì, ho massimo. cominciato con la commedia, no? Con ruolo comico, però ho cominciato con la commedia, la mia esperienza era finita lì. Insomma, una commedia vera l'ho fatta l'anno scorso, con questo film Tutti contro tutti, dove non avevo forse un ruolo comico, però un film molto delizioso di Rolando Ravello, che tra l'altro c'è stasera, e il film con Claudio Bisio, Anzi, qualcuno che aspettato tanti anni. finalmente Cascia ride e sorride. Ma io Quando rido sempre, ma io eravamo rido sempre. abituati al cinema a vederti No, ma a ruoli. me piace ridere, mi piacerebbe sempre appunto fare film comici. Il problema è che non volevo fare, beh, perché spesso, soprattutto nel cinema italiano, il ruolo che magari affidano alle donne nelle commedie, nei film comici, sono i ruoli di spalla, no? I soliti, a me capitavano sempre gli stessi, ma è difficile capire quali. Quindi in qualche modo non vedevo il senso di perché dovrei farli. Questo è un ruolo completamente diverso dove mi sono divertita come una matta, però insomma, sono venuti 10 anni. Ecco, immagino dopo aver, come dire, goduto ieri di Claudio Bisio su questo tavolo, che anche la Non rifarò la lavorazione. stessa cosa, Peccato, complimenti. peccato. Sarebbe stato più piacevole raccontare la stessa scena. Appunto, anche per rialzare la reputazione personale.